Ciao Immi, grazie. Mario, siamo pronti per partire, vamos. Siamo a Milano. Mario poverino è molto provato. In realtà siamo entrambi molto provati, visto che questa sera, ragazzi, abbiamo fatto tutto questo in dritto. Siamo venuti a Milano in dritto, abbiamo dormito in treno, abbiamo rischiato diverse volte che ci scippassero tutto. Però siamo stati bravi. Raga, andiamo al volo proprio in hotel, lasciamo giù un po' di cose e poi si va all'evento della Dolly. Raga, siamo arrivati in hotel e questa è la nostra camera. Tre letti singoli con Mario che ha già preso il suo. Qua ci sono un po' di asciugamani. L'ultima cena, quello originale ovviamente. Poi dopo, appena ci si gira, qua raga c'è il bagno. Accendiamo la luce e la ventola. Lì poi ci sono io. Abbiamo una doccia molto molto normale, easy, tranquilla. Lavandino, cesso. Per poi continuare fuori, raga, rimane l'armadio che culmina con la televisione. Una scrivania che è perfetta se dovessi stare qui a lavorare col computer. Uno specchio gigante e ci sono di nuovo io due volte, twice in a clip. E poi abbiamo la vista fuori con tutti i palazzi di Milano sullo sfondo. Sai come facciamo ad essere dentro? Riccardo, Nuri. C'è stata una svolta perché mi ha appena chiamato Bertu, che avete conosciuto nel vlog di Vino Chilo Ancona, che vi lascio qua sopra, e mi ha chiesto di comprargli tre t-shirt e tre felpe. E adesso andremo alla ricerca dei vestiti per Bertu. Ah, Mario paga. No, oh. Bertu, questa è la tua roba, tu non lo sai ancora. Stai riprendendo tutto. Sei della polizia o stai facendo un vlog? Direttamente da Pesaro, sono partiti nella notte. Alle 5, infatti si vede che c'hai le occhiaie, bro, sei stanchissimo. Ho preso tutto, ho fatto tutto. Mi hai pagato? Sì. Ah sì, non ti ho dato io il coso. Mi hai pagato? Pesaro cos'è? Abruzzo o Marche? Marche. Proprio al confine con la Romagna. Raga, buon ritorno, andate bene. Grazie mille. Salutate a casa, portateci la portata un po' di, non so, cosa c'è di buono a Pesaro? A Pesaro mangio cosa di particolare? La Rossini. La Rossini? La Rossini, la pizza Rossini, una margherita, base margherita, uovo sodo e maionese. Ad aprile venite qui con la pizza Rossini. No, non la pizza Rossini, pizza Rossini. Pizza Rossini. Pizza Rossini. Abbiamo detto, è filmato, eh? No. Segnato. Raga. Ciao ragazzi, buona giornata. Raga, lo shopping è finito e adesso finalmente vi faccio vedere cosa abbiamo comprato. Raga, ecco le buste. Allora, abbiamo questo giubbotto che da fuori sembra un giubbotto nero qualsiasi, dentro è spaventosamente bello. Vado non veloce, ma comunque abbiamo molta roba da far vedere. La prima di tante felpe comprate, con questa grafica polipo, octopus possiamo chiamarla. Telo da mare gentilmente offerta da Dolly Noir, che ringraziamo e mandiamo un bacio agli amici di Dolly Noir. Basic hoodie di Dolly Noir con la scritta davanti nera felpata dentro. Raga, questo qui credo che sia l'evergreen migliore di sempre che potete comprare da Dolly Noir. Poi raga, una delle felpe più belle che c'erano lì dentro, a mio parere e anche a parere dei commessi di Dolly Noir, è questa qua. Con
con questa grafica dietro della scorsa stagione invernale, Fall Winter 2020, veramente veramente bella, mi piace tantissimo. Doppio evergreen, perché una non basta, ma raga, bisogna averne sempre due, perché se una si sporca ci vuole l'altra. Questa maglia qua con la zip a tre quarti, possiamo dire, col logo Dolly Noir davanti, dietro questa grafica con questo dragone marino, possiamo dire, che si va a prendere la sua preda, veramente potente. Altro asciugamano sempre regalato da Dolly Noir, grazie ragazzi. Raga, questo è il pezzone, questo secondo me è il pezzone più atomico che abbiamo preso, e questo non è neanche per me, ma l'ho comprato per Bertu, che tra l'altro non sa neanche cosa gli ho comprato, mi ha detto comprami felpa e maglie, e io ho comprato questa felpa qua della Dolly Noir, super oversize, non so neanche bene come definirla, che stile abbia, ma credo che sia il pezzo più bello che ho acquistato. Bertu si è fidato a dirmi comprami tre maglie e tre felpe così a caso. Buon per Bertu. Abbiamo il cappellino più sdrogheggiante di sempre, felpa giro collo bianca con questa tasca rossa qua, veramente stilosa, anche questa con le scritte in verticale, sempre per Bertu. Felpa anche questa della collezione invernale scorsa con le grafiche di Pompei. Anche questa, raga, cosa ve lo dico a fare, per Bertu. T-shirt sempre per Bertu, abbiamo questa qua con la grafica che viene ripresa nel back, la maglia della volpe di Naruto, che qui nella prima la volpe non arriva all'uva, nella seconda c'è una specie di volpe a nove code, però senza le nove code, però comunque fighissima, raga. Ultima ma non per importanza abbiamo la felpa, ultima ma non per importanza abbiamo la maglia color pastello, sempre per Bertu. Questa qui mi fa volare, raga, credo che sia la t-shirt più bella tra tutte, con questa grafica davanti che viene ripresa anche dietro. Il vero ultimo è questo zaino qua della Dolly, veramente veramente figo, che tra l'altro è di Mario, che volevo shipparli ma è stato lui a shipparmelo vedendolo per primo. Zaino, raga, da viaggio, comodissimo, pieno di tasche, pieno di cose nascoste, è veramente stupendo. E voi direte, quanto avete speso per tutta sta roba? Le tre t-shirt ci sono costate in totale 50 euro, le nove felpe ci sono costate 300 euro, il giubbotto 80 euro, lo zaino 30 euro, e il cappellino 10 euro, e ovviamente le asciugamani regalate, per un totale di, non lo so, lo vedrete da qualche parte qua nel video, adesso a mente non riesco a farlo, però raga, fidatevi, è veramente veramente poco. Vi metto anche la foto di come erano i prezzi e di quali erano i bundle per poter accedere a questi sconti che abbiamo avuto noi. E adesso, se la regia per favore mi può seguire, vorrei far vedere che noi stiamo aspettando qua il nostro poké, che dovrebbe arrivare tra un po', però aspettiamo, tra due minuti dovrebbe arrivare il poké, ci vediamo quando arriva. Oh, il nostro super pranzo di spicy mayo. In questo boccone abbiamo uova sode, tartare di salmone, salmone piccante, jalapenos, mais, cipolla e avocado. Three hours later. Raga, la giornata si conclude con una cena al KFC con Mario e anche Leo che ci ha raggiunto. Raga, pannocchione cotta. Raga, col treno del ritorno dietro di me, vi dico che per questo video è tutto, grazie mille per essere stati connessi fino a questo momento, grazie ai ragazzi di Dolly Noir per questo evento, per questa possibilità di venire fino a quassù, ringrazio anche Mario come compagno di viaggio che ci ha tenuto compagnia, e anche Leo che purtroppo non è qui, ma qui mandiamo un bacio perché so che ci sta guardando. Mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram @RickyNuri per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, i miei spostamenti e eventuali video con voi della community. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e date un'occhiata a tutti i link che trovate qua sotto. Bella raga, ci vediamo settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 15 con un nuovo video. Ciao ciao.